Questi progetti noi li portiamo avanti già da diversi anni e con i nostri uffici, in particolare il dirigente della Volante, dell'Ufficio Prevenzione Generale, la dottoressa Sessa, qui a fianco a me, abbiamo fatto già una serie di incontri con gli studenti di vari istituti scolastici. Dottoressa Sessa, come funziona l'app? Come possono utilizzarla, diciamo, gli studenti? Allora, l'app è una semplice applicazione informatica che può essere scaricata normalmente da Play Store o da Apple Store. E si installa sul telefonino e dà una serie di indicazioni su come poter inviare un messaggio alla centrale operativa della Polizia di Stato, quindi alla sala operativa. Il messaggio può essere inviato sia in forma anonima, questo è importantissimo, ma anche e soprattutto in forma di utente registrato. E quindi ci si registra, si invia il proprio numero di telefono, viene richiesto un codice che viene inserito su quest'app e poi si individua il nome, il cognome e ovviamente la data di nascita. E da quel momento l'utente registrato e può colloquiare facilmente con la sala operativa. Diciamo, per chiedere o per segnalare quali tipi di problematiche? Droga e bullismo. Quindi è nato il progetto UPOL è nato esclusivamente per questo. In futuro non sappiamo se ovviamente diventerà qualcosa di più esteso per vari tipi di segnalazione. Per il momento invitiamo ovviamente tutti, non solo i giovani, ma ovviamente anche gli adulti, a segnalarci tramite questa app qualunque caso di bullismo o di spaccio di sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda il bullismo sul territorio salernitano, quali sono secondo voi le previsioni? Guardi, sul territorio nazionale, che ovviamente già è in uso in alcune città molto più importanti di Salerno, ovviamente a livello di abitanti, ha dato un ottimo risultato. Ottimo risultato sia per il bullismo che per quanto riguarda lo spaccio di sostanze stupefacenti. Quindi ci aspettiamo anche qui ottimi risultati.